Good morning Berlin, ci risiamo. Allora riprendo il filo degli ultimi video perché è ancora di più confermato quello che vi dicevo. Intanto ripartiamo da dietro. Dove sta sta terza guerra mondiale? L'Iran con la portaerei. Sono sfilati tutti, Erdogan si sente più con l'altro. Addirittura l'altro giorno proprio in prima pagina stava a Terasi. A Riyadh, l'ayatollah iraniano con il principe saudita. Sì, c'era stato un avvicinamento proprio in questo momento che sono andato a consultare. C'è niente, quello, là, ormai non mancano più nelle prime pagine di giornale, si parla più di Israele, Hamas, i tunnel, quello là. L'IDF, l'esercito israeliano, ha occupato l'ospedale di Gaza. Si entra solo con riconoscimento facciale. Adesso torniamo al discorso delle cose che vi dicevo, antiterrorismo. Perché vi faccio questi discorsi? Perché quello che sta succedendo nel mondo non è Israele, Hamas, la guerra in Ucraina o quell'altro. Questi sono pezzi di un discorso del grande reset. E tutto lì deve essere funzionale. Io sono stanco di queste cose, sinceramente. E tutto lì bisogna vederlo. Quello è quello che conta. Deve essere tutto funzionale a quello. Allora, io ho trovato la connessione sulle cose antiterrorismo. Difatti, io parlavo di legge antiterrorismo, come l'ho spiegato, passatemi il termine, più profane, meno sofisticate, nel senso, dicevo, pass per entrare qui, cose, controlli biometrici, quell'altro. E di fatti stanno andando avanti, adesso vi faccio vedere, ma c'è una cosa molto più pericolosa da questo punto di vista, e cioè con la scusa del terrorismo che ancora non si palesa. Qui stanno a parlare, hanno ricacciato le cose del Bataclan 10 anni fa, se stanno attaccati a quello, figurati, però qualcosa lo faranno sicuramente, sono convinto. Ma non si può per terrorism financial, cioè non si può più usare il contante per evitare che gli attentati terroristici. Ora vi faccio sentire che ha detto la Lagarde, capite tutto. E qui è ancora più, si rafforza ancora di più la mia tesi che sto portando. Perché il discorso matematico proprio, passatemi il termine, è. Ripeto, grande res, cosa gli è funzionale questo? E lo vai a ritrovare. È inutile che vedete che non è scoppiato, ripeto, non voglio essere ripetitivo. Non sta manco più nei giornali, con là, non se ne frega nessuno, gas, il gas di casa. Non è questione di gas. Qua si sta succedendo una cosa inimmaginabile nel senso di grande resa, di qua di là che vuoi che ne frega, si scatena una guerra là per il gas. Poi ci sono tutti i sottocerchi. Ognuno ne approfitta di qua e di là, ormai siamo quasi in un far west, in tutti i campi, in tutti i sensi, in tutti i settori. Cioè qui ormai, a parte questi che hanno una direzione precisa, vedi il World Economic Forum, a settembre ha parlato Schwab, stava lamentando che questo scontro che fa finire la globalizzazione non va bene, ovviamente, perché se non possono fare niente, lui diceva, vabbè, ma pure col multipolarismo su certe cose si deve essere globalizzati per forza, portava gli esempi, vedete, io sto qui a Ginevra, ma mi vedete tutti, quindi puoi chiudere le frontiere, ma si passano con la tecnologia, con le cose, insomma, tutti questi, però non gli va bene sta storia. La Lagarde, ora ve lo faccio vedere, dice una cosa importante: noi non possiamo prendere energia da paesi ostili, quindi ha confermato che se lo sono tagliati loro. Tutte queste stronzate, scusate, perché poi ci sono i morti con la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, di qua e di là, perché non vogliono, lo dice proprio lei, noi non vogliamo. Diceva, vabbè, lo sapevamo noi nella controinformazione, ma nei giornali, nelle cose, mica scrivono, guardate, il gas dalla Russia non lo vogliamo prendere noi. Comunque, questo mo dopo ve lo faccio vedere. Intanto passiamo qua a quest'altra gravissima. Stretta del governo sulla sicurezza, pene più severe per terrorismo, occupazione e accattonaggio. Accattonaggio, cioè non,
Non puoi. 6 anni di carcere. Ma vi rendete conto? Accattonato, cioè non puoi più fare il barbone, cioè non è che dici, vabbè, ora arriva l'identità digitale, quello che vogliono fare. Io non faccio, non mi interessa. Non, se, torniamo al vecchio esempio, al vecchio che abbiamo passato, dopo andiamo al nuovo, per portare l'esempio. Non mi faccio questo, non c'è il Green Pass, vado sotto un ponte, non mi interessa. Non ci puoi andare più. T'arreste se fai il barbone. Rido, ma questa è la cosa più grave. Tra tutto terrorismo occupato, occupazione, parente accattonaggio, che poi un ponte pure tra terrorismo, occupazione, uno va a te la ritrovare, non c'è manco dove sta, non sei registrato in un hotel, non sei niente. Ma accattonaggio. Scusate, ma se io perdo tutto, cosa, non posso pagare più l'affitto, non c'ho più niente, dove devo andare? In Italia non c'è un welfare come sta in Germania, nel Nord Europa. Finisci sotto un ponte, t'arresta. Manchi in America queste cose. Va bene, vabbè, questo ve l'ho fatto vedere. Questo è un altro. Ora vi faccio vedere quei titoli italiani. Ci riesco. Contrasto al finanziamento del terrorismo. Poi vi rimetto tutti questi link. Questa è l'Unione Commissione Europea. Questa è lotta al finanziamento al terrorismo. Lotta al finanziamento al terrorismo internazionale. Questa è la Guardia di Finanza italiana, per quanto in inglese. Vedete, Guardia di Finanza. Lotta al finanziamento al terrorismo. Contrastare il finanziamento al terrorismo. Poi non ve li leggo perché ve li metto, ve li. Vedete voi, però io questo ve lo riassumo con una dichiarazione della Lagarde allucinante. Cos'è il finanziamento al terrorismo? Si chiama finance. Terrorismo è treat of humanity. Il terrorismo è una minaccia per l'umanità. Ok? Vedete? Fallimento dell'intelligenza di qua di là. A Gaza vi ho detto il riconoscimento facciale ha fatto delle leggi allucinanti, le più draconiane al mondo. Polizia del pensiero. Israele approva una legge che criminalizza il consumo di materiale terroristico. Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato a quella che i gruppi per i diritti umani definiscono una delle misure legislative più invadenti e draconiane mai approvate. Ve lo metto, ve lo leggete pure questo. Aspettate, questo pure è interessante. Questo ve l'ho messo nell'ultimo video sotto alle cose. Il discorso di Recarlo, proposta di legge sul terrorismo, protezione dei locali da presentare al Parlamento, eccetera, eccetera. Adesso però la cosa va bene, questo era quello che vi avevo detto sempre, predetto nei miei ultimi video, però adesso rido perché, per non piangere. Guardate come facciamo un bel bingo mo qua. Se lo ritrovo, scusate un attimo. Eccolo qua. Allora. No, sporca miseria, aspetta. Allora, leggete qua. L'euro digitale è vero che controllerà il peso, ma non possiamo permettere altri attacchi terroristici. Guardate. The reason I'm personally convinced that we have to move ahead is a situation like the one we are in now. We are dependent on the supply of gas by a very unfriendly country. I don't want Europe to be dependent on an unfriendly country's currency. For instance, I don't know, the Chinese currency, the Russian currency, the whatever. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't Controllo. Yeah, but you know what? You know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash.
If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in galera. But you know, l'euro digitale avrà un digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Scusate, ma che cavolate sono queste? Spiegatemi una cosa. Il terrorismo di matrice islamica è quasi religioso. Non è che deve finanziare, che ne so, devi pagare dei killer di qua di là. Tu dici, vabbè, ma però gli serve. Ma che significa? Questi ce l'hanno i soldi. Non serve. Parte uno, studente a Parigi, visto da studente, i genitori lo sostengono, quindi c'è quel movimento, che anche se lo sostiene con la moneta digitale, che gli puoi fare? Cioè sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Comunque avete visto dove andiamo a finire adesso, e ancora non fanno qualche attentato. Sempre di più lo comprime, Israele non esce da Gaza, sempre peggio, fino a quando lo fa? Se non lo fanno, va bene pure quello di 10 anni fa, ma avete capito dove stanno a puntare? E quindi bisogna rivedere tutto da questo punto di vista. Dopodiché, moneta digitale è causa terrorismo, ve l'ho detto che causa terrorismo, mo altro che. Guarda, ecco, aspetta, devo far vedere una cosa, se lo trovo. Eccolo qua. Identità digitale europea. Quindi la salute, financial service, cibo e sostenibilità, mobilità e viaggi. Human response, e-commerce, proprio la spesa, al supermarket addirittura, quello per iscriverti sulle piattaforme, sul mercato, tutti i documenti governativi, le telecomunicazioni, le smart city, questo poi l'ho fatto pure. E quindi che aprire un conto in banca, presentare le dichiarazioni, chiedere un prestito bancario, iscrivere all'università nel proprio paese, conservare una ricetta medica, va bene, dimostrare la proprietà, noleggio qua. Noleggio automobile usando la patente di guida digitale, fare il check-in in albergo, anagrafe completa, documenti sanitari, prescrizione medica, cartelle cliniche, patente di guida, conto bancario, prestito, titoli di studio, carte di pagamento, sussidi, tasse, qualifiche professionali, curriculum vitae, accesso di ogni servizio online, noleggio auto e mezzi, aspettiamo ci arrivo, voli, check in albergo ci arrivo pure, acquisto online, memorizzare, scambio di informazioni, gestione e via di seguito. Noleggio auto e mezzi, mo ci comincia a levare auto, però ti dice vabbè, tanto non c'è problema, stare share now, belle macchine nuove con 5 euro, zero praticamente, però se non ti funziona quello, perché una cosa di queste che c'hai che non va bene, scusate, che non va bene, quello non ti funziona. Quindi non ti funziona per niente, sei fuori dal mondo e non puoi fare manco come abbiamo visto il barbone. Scusate, perché avete capito? Non puoi fare manco il barbone, per dire. Non ti funziona per una cosa di quello. Una cosa solo non ti funziona, fra poco squadra le camere. Capito? Non ti funziona. Una stronzata, hai preso una multa, non hai pagato quello, non hai fatto questo, quello, tutte queste storie. E allora qui è inutile che denunciamo queste cose e fa tutti i denunci. Alcuni cercano di organizzarsi da un punto di vista politico e va bene, che sia chiaro, io ho sempre appoggiato queste cose, che sia di ispirazione di destra o di sinistra, o meglio ancora che si fa una battaglia comune, come si sta cercando di fare. Va benissimo, anzi, non c'è. Ma poi che vogliamo? Ti vuoi difendere? O meglio, ci vogliamo cominciare a pianificare? Mentre questi pianificano, noi dobbiamo pianificare una difesa. Che cosa? Allora, questa roba qui ti arriva subito adesso, con le cose del clima, con l'altro, che sia per qualunque cosa, che pure se c'hai 10.000 euro sulla carta,
che sia cash o cose, vabbè, cash si risolve, come dice la Lagarde, ma no, non si può, manco le minime cifre, perché le minime cifre hanno sovvenzionato il terrorismo 10 anni fa, con il Bataclan, un po' alla volta, mi hanno accumulato, quindi manco più piccoli. Che ti fa? Ti blocca la carta per una certa cosa sola. Cioè, tu puoi consumare tot benzina, se ne consumi di più, anche se c'hai 10.000, non, fai il pieno, non puoi pagare, non, come se non c'hai una lira nella carta. Però per tutto il resto ti funziona. Stessa cosa sul discorso salute, le sigarette, la carne, rosso, il vino, tanta roba, in base alle tue cose. E allora come ci difendiamo? Mo le butto lì, non lo sto facendo, però cioè, non è che ci sono tanti modi. Allora, io ho la piattaforma Il Barat, no? Quello un'ora per un'ora, quello funziona tutto, molto tecnologica. E metteremo un'app, non so, scusate i termini, una pagina che ci sta quello, che scambio lavori, qua e ci sarà lo scambio. Sempre con lo stesso solito modo, uno va, apre la finestra, si mette dentro, dice io c'ho credito a tutto, solo che non posso più comprare benzina, quindi quello che mi serve è benzina, quello che offro è tutto, perché non sono limitazioni ad altro. Un altro dice guarda, io non ho le cose delle sigarette, però pure l'altro c'ho tutto compreso benzina. Dove sei? Di qua, qua, prendi il più vicino, ti vedi, vai a fare il pieno, ti paga quello. Oppure vai 50 euro di benzina, ti paga con la carta quello lì che avete fatto, che fate lo scambio e funziona. E tu con l'esatto equivalente, magari quello non gli funziona per le sigarette, vai là e gli paghi le sigarette, 50 euro di sigarette, perché la tua carta per le sigarette funziona. E ci cominciamo a difendere con un tessuto del genere. Siamo ancora nella legalità, alla lunga, fra 10 anni magari faranno pure, cercheranno di impedire qua, troveremo qualcosa, fatta la legge, trovate l'inganno, ma non è che voglio truffare, anzi, questa è una difesa, è una resistenza vera, perché come fai con una rete del genere? Uno deve, che ne so, deve andare a Londra, a Berlino, a Milano, da Roma, non può andare a dormire in un hotel, non può manco dormire sotto ai ponti perché accattonaggio. Allora si fa una rete il più capillare possibile, dove ognuno, con sti chiari di luna ci avranno bisogno tutti, mette a disposizione una stanza, un salotto, un divano, tipo un B&B, che risulta che stai lì come ospite, come amico, invece paghi. E uno sa dove andare, entra nel coso, dice, ma come faccio? Non funziona questo, non posso andare a dormire nessuna parte. Entra nel coso barato. Milano, quello che poi costa di meno tra questi, è più carina, più privacy, quello che cavolo pare, stanno tutte le stelle, le offerte che si può fare a Berlino, a Londra, dovunque, a Parigi, negli Stati Uniti, tutto il mondo, chiunque, ovviamente quello che conosco, il giro di persone che mi conosco, qua di là non riesco a farmi, però se si sparge, dobbiamo fare ste difese, dobbiamo cominciare a pianificare queste difese, va bene tutto su tutto, su 300, ma queste sono cose che io ho detto sempre durante questi. Quindi bisogna lavorare su queste due cose, le metterò dentro al baratto. Ovviamente farò un sondaggio, perché se qua ci devono essere numeri grossi, perché se no che senso ha? Mi interessa, fa un'elite, essere proprio un sistema alternativo, quasi un sub, quasi legale, ma nel limite proprio della legalità, perché ma se no non cominciamo a pensare a queste cose, pure, non solo, ovviamente. Io sto a pagare la tassa annua per tenere aperto il baratto quando lo potrei chiudere qua, giusto perché so che prima o poi in Svizzera, che costa assai, eh. Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Questo dobbiamo fare. State a prospettare una cosa del genere, ogni giorno una cosetta del genere. Vogliono fare il superstato europeo. Mo' arrivano le destre in 2024, non le fanno. Allora lo fanno zitti zitti, non c'è scritto da nessuna parte, te lo ritrovi. Cioè diventiamo, ogni nazione diventa come una regione di una nazione. Cioè,
governo italiano decide una cosa, non è che il governatore dell'Abruzzo, della Campania, dice no, ma noi... E così sarà su scala più grossa, cioè il governo centrale europeo dirà che gli stati non possono fare più niente, tranne qualche cavolatina, li lascia di margini di manovra. Così sarà ufficializzato quello che noi denunciamo e temiamo. Temevamo e denunciamo che già è così, però è illegale, lo fanno illegalmente, ma loro fanno una cosa del genere. Quindi, questo è il discorso. Non scoppi nessuna guerra, non scoppi di mondiale. Xi è andato da Biden ieri e ha detto il mondo è grande per entrambi. Non rovesciano il tavolo, quelli c'ha i titoli di stato di quello, è tutto un coso. Non rovesci il tavolo. Sì, arriveranno un braccio di ferro per certe cose, ma anzi, noi sarà meglio che chi se lo potrà permettere se ne vada dalle altre parti, perché qua vedete che stanno con l'ID, quello. Certo, lo ripeto, ci difendiamo. Ma ve l'ho detto. Portale c'è, quello è tutto automatizzato. Fai la richiesta e ti esce tutti quelli vicino a te, proprio a pochi metri o chilometri. Adesso non fai uno sforzo un po' più lontano, ma più ne siamo e più ce l'hai vicino, le possibilità di fare questo scatto. Tu mi paghi con la carta quello che a me non funziona, io ti pago quello che a te non funziona. E sta a parità di cose, senza guadagnare niente nessuno. Devi stare le commissioni, le cose. Ok. Qua sta impazzi tutti. Siamo nel Far West, chiaramente. Perché? Perché come dicono tutti, molti hanno capito, su tutti i settori parlo, si stanno aprendo delle voragini incredibili di vuoto. E il vuoto subito gli avventurieri, proprio quando partiva per andare a prendere pezzi di terra nel West, che arrivava prima, metteva la bandiera, il film con Tom Cruise, mi ricordo. Stiamo alla stessa cosa. Si sta scatenando una corsa su tutto, gente che faremo. Ma allora pure io, ma faccio un partito pure io. Mi presento alle europee. TAP si chiama, terrapiattisti al potere. Te lo immagini? Manifesto politico, riscriviamo tutto, la storia, la geografia, la scienza, la medicina, l'ingegneria, la matematica, tutto. Darwin cestinato, Newton cestinato. TAP, Barat for President col TAP. Te lo immagino. Allora, ho ripreso la paternità del libro, l'ho ristampato. Ultimamente la Nexo addirittura stampava con le foto non più a colori. Io non l'ho messa a colori, già non lo so perso. Buono. Quindi adesso. Ti metto il link dove comprare, però domenica vi faccio il lancio proprio col trailer, con tutto quanto, e vi spiego tutti i dettagli, tutto, tutto, tutto. Ve l'ho solo anticipato, giusto perché già c'è su Amazon, mi metto il link. Ok, ci ritorno domenica, ho fatto il trailer, vediamo. Quindi niente, TAP, che non è Trasporti Aerei Portugal. Ragazzi, scherzo, ma qua veramente. Qua c'è, non so, sollevati al massacro, un ladro, un convegno a Roma, però lo dovete finanziare, sai, 10.000 euro. Ma qua, allora te l'ho detto, allora se stiamo così, rosso, bruno, TAP, quello, 10.000 euro, tutti sono partiti, eh? Ripeto il discorso politico che stanno facendo Toscano e cose, almeno io appoggio, ho sempre appoggiato. Per quanto, però almeno queste, c'è questo, appunto, è l'unico che può riunire queste cose qua, però sapete, ma
come difendiamo? Io ho il barattolo, lo metto là dentro, metto là, papà, un giorno uno ti serve, oddio, non mi funziona. Chiappi, entri, quando viene un boff, cioè, e te lo famo, che ci risolviamo. Non dico che è un palliativo, se no manco lo faccio, non è la risoluzione della cosa. Bisognerebbe bloccarlo, fare le manifestazioni, giustamente, fare di tutto. Ma devi pure mettere in conto che se perdi, nel senso se lo fanno lo stesso, è probabilissimo. Vogliamo cominciare anche alla ritirata, a coprirla. E a me mi interessa questo, su cui poi ognuno porta le sue, ripeto, chi la prova a livello politico, chi la prova a livello, non lo so, perché non è che c'è tanto. Questa è una difesa. Fai una rete di B&B deep, nel senso che non, perché pure di B&B che fai ufficiale, che ci paghi le tasse, devi poi far vedere quello, di Green Pass, chiamiamolo così. Invece noi facciamo una rete che non è illegale, perché risulta che lo ospiti un amico. Non puoi prendere l'aereo, vieni con la macchina, sai come si chiama quell'app che ti carica. Uno che va a Berlino, c'è un posto per me, sì, ma per chi non ha la macchina, o chi non ha pochi soldi. Ma sai dove andare a dormire? C'hai una rete, per non parlare quello poi della rete per l'acquisto che vi ho detto, ti blocca la carta per questo, e tu la giri. Fatta la legge, trovatevi via. Capito? Chi vi credete che noi siamo? Per i cappucci che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Sì.